Vengo da una famiglia povera e ho scelto questo come lavoro. Lavoro? Ma che lavoro? È una vacanza. Vacanza? Ma che vacanza? È un lavoro. Lavoro, vacanza, qui non si è capito che cos'è. È un divertimento. È un lavoro sulla casa. Per me non è un lavoro, capito? Però quando la gente me lo chiede, io dico sì, faccio questo lavoro, se no, che dico, non faccio niente, faccio l'animatore. E come ci sono arrivato? Per caso. Per caso, cercavo un lavoro, sono andato all'ufficio di collocamento, ecco, l'ho trovato. Anzi, no, della realtà ho iniziato come cuoco. C'era questa chiamata per cuoco, mi sono presentato, io il cuoco non è che lo sapessi fare. Ho iniziato a fare un po' di cacciare in cucina, dalla cucina mi hanno passato al ristorante mi hanno passato al bar. Dal bar i danni erano troppi, perdite di bicchieri, perdite di incassi, di guadagni. Ho detto, guarda, fai una cosa, mettiti a fare l'animatore, che forse rendi di più. Ho cominciato a fare il disc jockey. Dal pianeta Hit Parade, tanto per rimanere in tema con le immagini futuribili della nostra sigla di apertura, chi vi saluta e vi dà la buonasera è Carlo Conti. Hit Parade anno quinto, 35 minuti di musica, video, notizie e naturalmente classifiche. Così come Disco Ring, che è appena andato in vacanza, anche noi cercheremo di ogni settimana un panorama esauriente, il più esauriente possibile, su quelli che sono gli avvenimenti musicali nazionali ed internazionali e soprattutto parleremo dei grandi successi dell'estate. Entra in classifica un giovanissimo rapper italiano, Jovannotti. Yo! Pump up the volume, DJ time, hip hop, new wave, funky crime, rock and roll sound and electro beat, the Jovanotti is ready to make you hit, bam bam, boogie rock, rock around, don't miss the vibration of the DJ sound, call me brother, call me friend, my name is Jovanotti, do you understand, say ho, say ho, say disco, say disco ring, woo! Alessia Marcuzzi. Ciao Gigi, buonasera a tutti. Ciao, ciao, bacino. Alessia Marcuzzi, sono io. Lo so, non sono ancora tanto famosa, ma datemi il tempo di diventarlo però. In fondo sono giovanissima, ho 21 anni. E voi vi chiederete, a 21 anni non ha mai studiato in vita sua? Fa televisione. Non è vero, ho studiato e mi sono diplomata anche prima degli altri, a 16 anni e mezzo. Ebbene sì, perché quando ero piccola, a 3 anni e mezzo, già sapevo leggere e scrivere. Ero un piccolo genietto. Poi la cosa è andata scemando, sono tornata normale, mi sono reintegrata nella massa. Alessia.